Ti offre? Sì. Dai, non fare il tirchio. Che cosa c'è? Me lo vuoi addebitare a me? Prendilo dal mio stipendio. Quale stipendio? Ma sei appena cominciato. Sì, ma suppongo che sarò pagata o lavoro gratis. Va bene, ci mancherebbe anche questa. Pronto? Tutta questa clientela. Pronto? Non vuole neanche pagarmi. Sì, un momento, per favore. Vorrei un latte cioccolato. Sofia, è per te. Latte cioccolato? Pronto? Io due cornetti. Due cornetti? Mamma, che vuoi? Che c'è? Avevo bisogno di parlare con te urgentemente, cara. E perché, mamma? Una cosa terribile. Ho appena saputo che Flor non è tua sorella, amore. E come fai a saperlo? È una cosa sicura o potrebbero aver fatto un errore, magari? Ah, so come ti senti, tesoro. È dura anche per me. Anch'io speravo tanto che quella ragazza entrasse a far parte della famiglia. Che succede, Sofia? Pensavo fossi mia sorella. Che? Sofia, che cosa hai detto? Che non sono detto tua sorella? Questo. Ho detto che ti voglio bene come a una sorella. Ultimamente ogni scusa è buona per piangere. Senti, anch'io ti voglio bene come a una sorella. Ma perché piangere? Mi sembri matta. Piango per mia madre, in realtà. Come? E perché? Che ti ha detto quella strega indegna che non è capace di apprezzare la sua unica figlia buona e onesta, eh? Ma dimmelo che la prendo per il collo come una gallina e la faccio girare per Benino. E con che autorità, scusa? Tu! La donna che sta andando in Brasile abbandonando l'unico piccolo del suo nido solo. Ma che dici? Bata è grande ormai. Scusa, e Damian dov'è? No, non lo so. Forza, dai. Fagli vedere chi sei. Quindi questi non sono incontri clandestini, diciamo, non si scommette qui? No, assolutamente, qui le persone non scommettono, non pagano il biglietto, non pagano per combattere. Insomma è come un circolo di amici. Mica tanto, amici, guarda come si picchiano. Chi viene qui lo fa per sciogliere la tensione, lo stress che ha accumulato. Capite? Chiaro. Guardate, quello vestito di nero è un giudice, al suo fianco c'è un ingegnere. Quello che si sta allenando è un avvocato e l'altro è uno psicologo. Psicologo? Che ci fa qui uno psicologo? È un po' matto, credo. Buttano fuori tutta la rabbia che hanno dentro. Esatto, la società ti riempie di violenza compressa. Guarda. Uno viene qui e scarica tutta la rabbia che sente. È una cosa da uomini, tra uomini e con uomini. Certo, per questo le donne non vengono, è uno scherzo, vero? Noi ce ne andiamo, si è fatto tardi, è stato interessante. No, andiamo. Aspetta. Ma cosa vuole? Non... Perché non ti scarichi un po'? No, invece ho voglia di scaricarmi. Aspetta. Quello mi ha quasi ammazzato, non posso, non ce la faccio. Rilassati, il fatto è che tu hai trovato un avversario che non è del tuo peso. Ma io ne conosco uno che sarebbe perfetto per te. No, per favore, no. Vieni. Chi è? Ma dai. Questo è Torito, te la senti? Quando? Stasera. Franco, no. Ragazzi, dobbiamo spiarle per scoprire qual è il loro punto debole e poi schiacciarle. Andiamo. Dividiamoci. Voi andate di qua e io di là con lui. State piano. Ciao. Ciao. Pensavo di sentire urla di gioia, che i ragazzi fossero eccitati, ma non sembra che qui... Non c'è niente da festeggiare qui. Non siamo dell'umore giusto, Mattias. Ciao. Devo dire che io non ti capisco, caro avvocato. Dovresti smetterla di inseguire questi frutti acerbi e guardarti un po' intorno. Non hai ancora capito che hai un frutto maturo che puoi raccogliere con le tue mani? Marcio, direi. No. Povera ragazza, è così giovane e innocente. Mamma mia, come va? Senti, cicciona curiosa. Stavo parlando con lui, perché ti intrometti nelle mie conversazioni? Non esagerare, dopotutto è solo una parrucca da due soldi. Ma che c'entra la parrucca? La parrucca? Questa parrucca è molto costosa, di prima qualità. L'ho comprata a Londra e è bellissima. Dobbiamo iniziare a fare pressione. La prima sarà Malala. Bene, qui avete... Forse non è ancora il massimo. Beh, però insomma, sono migliorata già moltissimo. E Titina è andata al mercato delle pulci. Starà per arrivare, lascia pure il caffè. Ragazzi, Bata non c'era al lavoro. E niente, non ha neanche chiamato. Non so cosa passa. Non so dove è finito. Che avete? È successo qualcosa? Oh, amore di mamma, meno male che sei arrivato. Ti stavo cercando, dove l'hai finito? Non fare, la madre è responsabile. Domani mi lascerai da solo, no? Questo che cosa c'entra, Bata? È comunque tua madre. Sì, mia madre. Bata, è vero?
Che cosa? Che non ci andrai in Brasile. Certo che no, loro non mi ci vogliono portare. Come? Non è vero. Sarebbe meraviglioso averti con noi, ma cosa stai dicendo? Sì. Beh, sì, allora va bene. Verrò con voi in Brasile. Forza, entrate, dai, dai. Andiamo. Ecco, qui abbiamo tutto quello che ci ha chiesto Dominique. Bene, mettiamoci al lavoro. Forza. Molto bene, amici miei. Siamo pronti? Bene. Per iniziare. Sei un genio, Dominique. Esagerato, una buona idea, ma niente di che. Sì, Claudio, va bene. Finisci tu, là in clinica e poi vai. No, Federico non deve saperne niente o ci ammazza. Sì, va bene, dottore. Molte grazie. Aspetto il parere, allora. Era il tecnico del rapporto ambientale. In fabbrica è tutto a posto, tutto in ordine. Che bello. Sì, ma cos'hai? Niente, non... Ancora arrabbiato? Non ti accorgi di quanto è silenziosa, sì, questa casa? Pensavo la stessa cosa, sembra che... Federico, che fai lì? Controlli l'ora in cui rientro, eh? Nicholas, per favore, non mi provocare, non voglio litigare con te. Ah, che malfidato che sono, è un così bravo ragazzo. Come ho potuto pensare che ogni volta che parla o programma qualcosa per i suoi fratelli cerchi la rissa, no? No, Nicholas, per favore, lascia stare, dai, per favore, smettila, dai. Hai comprato un CD nuovo, che cos'è? No, no, sai cos'è questo? È il demo di Floriciente e la sua band. Band che non esiste più, grazie a chi? A te, Federico, grazie, fratello, grazie. Ti giuro che l'ha salvato il campanello. Vuoi che vada io? No, è Rosenbaum. I capelli sono venuti benissimo. Non ho neanche bisogno di andare dal parrucchiere con questa piastra. Un sogno. Che meraviglia. Oh, piccolino. Hai visto quanto è bella la mamma? Visto, piccolo? Visto? Chi è? Io. Pedro, che vuoi? È che dovevo vederti. Ma perché? Che c'è ora? Che vuoi che sia? Mi manchi. Pedro, fermo. Non puoi comportarti così. C'è gente in casa. Ma che vuoi? È più forte di me. Ho voglia di vederti, stare più tempo con te, non un'ora ogni tanto. Ma io sto per sposarmi, ora non si può. Ti farò sapere quando ci possiamo vedere. Ora vai, per favore. Neanche tra un milione di anni. No, spero che non ci voglia tanto. Per favore, battere, non mettermi nei guai. Pronto? Pronto, Delfine. Come ti senti ora che diventerai la futura signora Fritzenwalden? Che cos'è che vuoi? Dimmi che cosa vuoi! Non osare stare zitto, parla! Attaccato! Chi è, Delfina? Chi è? Hai un altro? Oh, Pedro, mi fai ridere, che tonto che sei, ma che dici? Pedro, sono io, come puoi pensare che io inganni qualcuno? Sono solo nervosa, Pedro, sono... Quando tengo il vassoio va bene, ma quando mi abbasso per prendere una tazza è come se perdessi l'equilibrio. Ti ci abituerai. Sono nervoso. Ti ci abituerai. Ti posso fare una domanda? Sì. Davvero vuoi andare con i tuoi in Brasile? Sì, 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 sai, quello che desidero io è di rivedere finalmente la mia famiglia unita, sì. Sì, hai ragione, è un sogno da difendere. E poi, non è solo questo, io voglio vivere da un'altra parte, crescere, e qui non si può. Le persone sono meschine, questo non posto è triste. Non capisco che cos'hai, mi nascondi qualcosa, io ti conosco come le mie tasche, Flor, e tu hai Flor, qualcosa. Ieri io sono andato in un posto orribile, e patetico per di più, è un posto oscuro, squallido, un posto pieno di violenza. Ma di che parli? Cosa? Oh! Franco! Che cosa ti è successo?